mai azzechi, babilonesi e frigiti non esistono? No. Romani, egiziani, già l'ho detti. Sì. Antiche civiltà scomparsi, se sono scomparsi, ci avranno i loro buoni motivi. Vabbè. Ma Alberto Angela comunque deve andare lì per forza a perché lui è così di carattere, sul rieducation anziano. Allora, fondata nel secolo VIII da monaci greci, ricostruita a metà del secolo XIII dai Cavalieri Templari. Ai primi del secolo XIV passò ai Cistercensi. Chiesa a forme gotico Cistercensi, prototipo delle piccole chiese derivate da Fossanova. Eretta nel 1240 con calcare locale. Facciata molto semplice, adorna di un portale a pieno centro sormontato da una grande rosa dove è scolpita una piccola croce dell'Ordine dei Templari. E da un piccolo occhio, il campanile. Come si giustifica tutto questo interesse per ciò che è antico? Come? Perché da sempre l'uomo sente il bisogno di scavare nel proprio passato per trovare una risposta ai suoi grandi interrogativi. Bravo, bravo. Allora, il chiostro è stato restaurato nel 1950 e ha colonnine bifore. È una magnifica pianta. Perché te voleva, sta attenti, te voleva conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo, è l'uomo della chiesa con due cose così, a non c'è! Vabbè, i misteri, ecco perché avidi di affascinanti scoperte abbiamo rinvenuto di rimpetto agli scavi dell'antica Roma questo insediamento egizio. Ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto, direte voi. Esatto. Beh, se avete la pazienza di seguirmi. Pazienza ne abbiamo tanta. Siamo nel chiostro dell'abbazia di Valvisciolo. Questa è la vera da pozzo. Che come si vede dal tipo di mattonato è molto antica, forse romana, ma sicuramente i sacerdoti greci dell'VIII secolo ci hanno messo la mano. In fondo ci sono le monete da raccogliere per pagarci il viaggio. Questo fotografa il cielo e il muro. Cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se lo volete capire, allora sapete che vi dico? Che io valzo e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a... A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fate del mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arpio! L'organizzazione dell'Alitalia, però miracoli all'ultimo è difficile farli, questo lo dico per mia esperienza. Poi alla fine tutti i salmi arrivano in